Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video di recensione. Come potete leggere dal titolo, è il video di recensione di un solo prodotto. Di solito quando faccio i video monoprodotto di recensione è perché o è un prodotto strafigo, tipo l'extension che vi ho recensito poi tempo fa, magari vi lascio nell'informazione il video, o magari è un prodotto di cui mi sono innamorata follemente e voglio condividere con voi il mio folle sentimento per quel prodotto, oppure come in questo caso, che probabilmente è la prima volta che succede su questo canale, vi parlo di un prodotto che mi ha deluso, è stato pericoloso. Che devo solo cestinare, punto. Il prodotto di cui vi sto parlando è la famosa spazzola elettrica che fa i capelli lisci, la Fast Air Stretch Nerro, non so neanche pronunciare il suo nome, HQT 906. Questa è la famosa piastra di cui di recente tantissime qua sul web hanno ricevuto in prova. Io l'ho acquistata, mia madre l'ha acquistata. Tutte le recensioni che ho sentito, che ho visto, che ho letto, perché poi a parte qua su YouTube è stata anche proposta a chi ha i blog, quindi hanno fatto una recensione scritta. Erano tutte entusiaste di questa maledetta piastra, ormai cioè, si è capito che non mi è piaciuta, di questa maledetta piastra che aliscia i capelli. È una piastra elettrica, come vi ho già detto, ha un filo abbastanza lungo. Ve la faccio prima vedere, poi dopo vi dico perché. Scusa il telefono, ormai ci siamo abituate. Poi vi mostro prima le caratteristiche e poi dopo vi faccio la recensione, così almeno cerco di tenere un filo del discorso, altrimenti mi perdo. Come stavo dicendo, ha un filo elettrico molto lungo, quindi è comodo. La spazzola dove ci sono i dentini è abbastanza grande. Ci sono la parte praticamente che si riscalda è questa qua interna dove vedete tutti questi pallini rossi. Sotto ci sono delle micropiastre, dovrebbero essere in ceramica se non sbaglio. Dopo andiamo a vedere nelle istruzioni, ma credo di sì. Qua c'è l'accensione, il più e il meno per alzare la temperatura, e qua dietro viene mostrato la temperatura che si desidera e che man mano la piastra riesce a raggiungere. La piastra si riscalda da 60 gradi fino a 230 gradi, è rosa, come potete vedere. Leggiamo prima e poi parlo, altrimenti mi perdo. Vediamo se c'è scritto qualcosa di. Sì, sono le mini piastrine all'interno sono in ceramica. Vabbè, controllo della temperatura per qualsiasi tipo di capelli. Poi. C'è scritto in inglese perché. Non ho la traduzione in italiano, almeno qua non la trovo, non c'è. Scusate se ho la voce un po' bassa, ma non so, stamattina mi sono svegliata con questa voce un po'. Un po' a papera, scusatemi. Allora, no, in italiano non trovo nulla. Perché non c'è l'istruzione italiana come sempre? Vabbè, ok, allora la piastra ha una buona impugnatura stabile in mano, quindi è molto facile. Il processo che si fa per lisciare i capelli è veramente semplicissimo, è come pettinarsi, perché
per lisciare la mia chioma, mettiamoci tante virgolette, io ci ho messo praticamente 5 minuti. Ho lavato i capelli, li ho tamponati, li ho asciugati così in velocità con il phon, li ho pettinati prima con un pettine a denti larghi in legno per togliere tutti i nodi e poi dopo semplicemente ho ripettinato i capelli con la piastra. Io la temperatura l'ho messa a 180-160 più o meno. Prima l'ho messa a 160, poi l'ho alzata a 180. Ho iniziato a pettinare prima praticamente in questo verso, poi per dare un po' di volume sono andata a testa in giù e ho pettinato al contrario. Poi dopo ho aperto la riga dove più o meno naturalmente mi si apre e ho rifinito la parte qua. Veramente 5 minuti dopo l'asciugatura io ero pronta. I capelli mi piacevano tantissimo, erano setosi, lisci come piacciono a me, ma ero riuscita, visto che ero andata a testa in giù, a darmi anche un po' di volume. L'unica cosa che non mi piaceva, che non mi piace di questo prodotto qua, nella parte di prodotto che è liscia, è che non essendo una piastra vera e propria, quindi che si chiude, le punte che sono un pochino rovinate rimangono un po' aperte, quindi consiglio di mettere un po' di olio prima di asciugarle, così le punte si idratano e il capello è visibilmente più curato e nutrito, quindi le puntine delle doppie punte non si aprono ma rimangono un po' più chiuse. Quindi, come prodotto in sé è eccezionale, mi è piaciuto tantissimo riuscirmi a fare i capelli lisci. Il liscio che piace a me, perché comunque con la piastra ci metto più di un quarto d'ora, perché comunque devo arrivare bene alla radice per alzare, per darmi un po' di volume. Io in 5 minuti ero pronta, mi sono truccata e sono uscita. E quindi è un prodotto sotto il punto di vista spazzola che liscia, favoloso. Il problema dove sta? Che fa schifo, nel senso, non lei. Non, oddio, non la so neanche spiegare. Vi racconto la storia che facciamo prima. Mi sto perdendo perché sono arrabbiatissima. Mia madre, 2 giorni fa si è lavata i capelli, si doveva risistemare i capelli. Ovviamente ha usato la piastra, la spazzola. Ha capello asciutto, come vi ho già detto prima. Ha iniziato a fare ad accendere la spazzola elettrica. Ha messo a temperatura anche lei più o meno intorno ai 180, ha iniziato a pettinarsi, ma nel giro di 3-4 minuti dall'accensione si stava sistemando i capelli, si stava pettinando, dalla piastra da qua è uscita una scintilla e ha fatto saltare tutto il circuito elettrico di casa, è saltata l'elettricità. Io stavo al computer, fortunatamente avevo la batteria. Ovviamente mia mamma si è spaventata perché è uscita la scintilla, l'ha lanciata per terra, ormai la spazzola non funziona più, quindi non ve la posso neanche far vedere accesa. Cioè, è la funzione elettrica che è fatta una merda, non so neanche dove sia fatta, credo in Cina, in Taiwan, non vi saprei dire. Ma è pericolosissima, è una spazzola pericolosa. Non so le altre, dopo quanto vi hanno fatto, ci hanno fatto la recensione, Made in China, ma è un prodotto pericoloso. Praticamente al quinto utilizzo si è rotta, rischiando di dar fuoco a mia madre o a chi di per sé in quel momento si trovasse a usare la spazzola. È uscita la scintilla, praticamente veramente è uscita la scintilla. Fortunatamente mamma aveva passato e si era allontanata dai suoi capelli, altrimenti ne andavano a fuoco i capelli, ma stiamo scherzando. È un prodotto molto pericoloso, quindi io non ve lo consiglio. L'idea è fantastica, ma è assemblato male. Può essere pure che mi è capitato difettoso a me. Può essere. Ma questo non per questo io non dovevo farvi la recensione e spiegarvi i motivi per il quale io ora andrò a buttare questa. Buttare no, non posso, devo portarla all'isola ecologica perché è un prodotto che va smaltito a dovere. Io ora lo chiuderò, lo imballerò, arrivederci e grazie, non lo voglio più vedere. Comunque, spero che questa recensione vi sia stata utile.
Io ho cercato di essere più tranquilla possibile, anche se non ci sono riuscita, perché poi rischiare di dare fuoco a mia mamma non mi sembra il caso. Comunque, io vi mando un grosso bacio, spero vivamente che questa recensione vi sia stata utile e vi prego non acquistatela. Se l'avete acquistata, state tantissimo attente. Se sentite che in questa zona si è surriscaldata di più rispetto a tutto il resto del prodotto, spegnetelo perché è molto pericolosa. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!